Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni è entrata in vigore una legge che consente a tutti gli over 21 dotati di licenza di portare armi nei campus texani e nelle aule universitarie. Nonostante la lunga lista di stragi di massa verificatesi in America, secondo i repubblicani armare i buoni è una misura efficace contro gli attacchi, perché mette le persone in condizioni di difendersi. Lei è d'accordo con questa legge? No. Come mai? Perché è troppo rischioso con tutti i problemi che ci sono già in giro adesso. Bisogna controllare un po' di più le cose. No, assolutamente. Penso che le armi è meglio bandirle in qualsiasi maniera, né per difendersi né per attaccare, niente, assolutamente no. Io sono d'accordo sul discorso che una persona abbia diritto alla propria difesa personale. Bisogna anche fare un esame neurologico delle persone alle quali vengono date delle armi in mano e essere un pochettino più coscienziosi anche delle persone che vengono a contatto con questa gente qui, che poi, come giustamente le abbiamo detto, hanno diritto alla propria difesa. Quindi secondo lei una più estrema libertà sul commercio, sulla vendita di armi, può incrementare le stragi di massa? Sì, troppa libertà. Sicuramente sì, io non sono d'accordo, appunto so come va in America e mi sembra che dopo tutto quello che è successo non sia il caso di mettere in giro tutte queste armi, assolutamente. Sono convinta di sì, perché con tutte le cose che si sentono anche in televisione direi che bisognerebbe andarci con un minimo di cautela, con un minimo di responsabilità nei confronti. Ripeto, come ho detto prima, anche perlomeno fare delle visite neurologiche, vedere un attimino per come, a chi vengono concesse questa libertà d'azione. Quali possono essere secondo lei le alternative per mantenere un minimo di sicurezza? Beh sì, è difficile. Qui dovrebbe intervenire lo Stato, il governo, mettere più gente in giro che può controllare, che può più pubblica sicurezza sicuramente, sì, però non con le armi, non sono d'accordo. Certo che negli aeroporti, in tutti questi posti dovrebbe esserci molto più attenzione da parte dei carabinieri, di chiunque si occupa di queste cose, di agenti eccetera. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.